Quindi la vostra è una tradizione di famiglia? Sì, giusto? È un'eredità del bisnonno Ascanio Leonida Russo. La famiglia di mia moglie è molto tradizionalista. Vacci piano col fard, non ti rendi conto che la mia pelle ha bisogno di una nuance più delicata? Ti starebbe bene una punta di Bougainville Refungens. Prego? Rosa. Tieni. Buonasera a tutti, benvenuti alla rubrica Il segreto del successo. Ci troviamo in compagnia di Enzo Paolo Viani e Malina Russo. Io vi ringrazio per aver... Siamo noi che ringraziamo te, Gloria. Posso dirvelo? Siete una coppia stupenda. Grazie per i complimenti, ma basta. No, insomma, sono tutti meritati. Proprietari dello storico vivaio Shibari. Fulgido esempio per quanto riguarda il lavoro di coppia. Poi siete una coppia meravigliosa. E se posso dirvelo, un grande stile. Qual è il segreto del vostro successo? Ecco, a costo di essere banale, direi l'amore. No, davvero può sembrare scontato, ma noi se non stiamo insieme stiamo proprio male. Oh. Il nostro segreto? La cura, l'impegno e la comunicazione. Comunicare molto, anche se si viene pervasi dalla stanchezza o alla centesima volta che si affronta sempre lo stesso discorso. Bisogna prestare attenzione alle esigenze dell'altro senza sconti, senza ipocrisie, con trasporto. Mantenere vivi i propri interessi. Un mondo interiore ricco, vitale, salva la coppia dalla noia. Quindi noi andiamo spesso a caccia di nuovi stimoli che ci uniscano. Cerchiamo di rendere ogni momento ricco di bellezza e di serenità. Esattamente come facciamo con i nostri bonsai. Bonsai concimati con l'amore? Che meraviglia! E si è scatenata una vera e propria tendenza fra i VIP. Sì, effettivamente. Snoop Dogg, per esempio, è entusiasta della sua Podocarpus macrofilla. Sì, beh, non bisogna confondere la passione per la pianta con una moda. Stiamo parlando di una pratica, un rituale che prevede fasi precise a partire dalla scelta della pianta. È importante imparare a riconoscere le caratteristiche di un buon bonsai. Dovrà avere uno stile definito, una chioma armoniosa. Fogliame o aghi di piccola dimensione, meglio evitare di concentrarsi su esemplari impossibili per le loro particolari esigenze o l'eccessiva fragilità e delicatezza. Non tutti i bonsai sono delicati e difficili, alcuni sanno essere più docili, ma mantengono comunque il loro fascino intrigante. Anche per chi non è un appassionato, è impossibile non rimanere affascinati dal bonsai. Una chioma ben fiorita sopra un corpo sodo, perfetto nelle sue dimensioni. Quando si guarda un bonsai, non si può non provare un sussulto nell'animo. Sì, domare un bonsai è un'arte che passa attraverso la comprensione della pianta. Devi riuscire a stabilire un rapporto di fiducia per riuscire a condurla là dove vuoi tu. Beh, alla fine di cosa stiamo parlando? Prendere una pianta che di natura sarebbe selvaggia e attraverso una pratica gentile costringerla all'armonia, indurla ad assecondare il tuo volere. Devi spingerla a desiderare che la tua mano si posi su di lei per farle vibrare l'anima. È come concentrare e trattenere la potenza della natura stessa. Fantastico. Siete una coppia davvero incredibile. Quali sono i vostri progetti per il futuro, Il nostro prossimo progetto si chiama Ginevra. Ginevra? È un fantastico juniperus. Ogni bonsai ha un nome proprio. Sono come degli amici con una loro personalità, un loro carattere. È facile trovare le piante adatte? Noi giriamo per il mondo per trovare quelle giuste. Ah, sempre insieme? Sempre insieme. E io vi ringrazio. Grazie a tutti gli amici telespettatori. Noi ci rivediamo la prossima settimana, sempre per la rubrica Qual è il segreto del successo? Con una storia entusiasmante incontreremo il signor Guglielmini, che ha insegnato ai suoi cani a saltare all'indietro. Un bacio dalla vostra Gloria e buona serata. Mua. Ti stavi per tradire. Ti credevo più furbo. Ma si può essere molto intelligenti e nello stesso tempo molto sprovveduti, lo sai. Molto lucidi e molto infelici. Non so, tesoro. Vedrai che Ginevra ti tira su.
Juniperus. Potali rami durante la stagione vegetativa, togliendo le foglie che crescono direttamente sul tronco e alla base dei rami, così da risaltare la forma dell'albero. Ciao. Ciao.